Di solito, quando Franco scendeva a Palermo, era per seguire l'Inter. Stavolta però, la sua trasferta in Sicilia non era dovuta a questioni calcistiche. Benvenuto da Palermo. Grazie. Sono Calogero Calè. Per me è un onore. Per me è un onore. Un grandissimo onore. Baciamo. Mio fratello la mano non la stringe a nessuno prima di mangiare. Diciamo noi altri che è un igienista. O tal più, stringe qualche gola. Pippo, ma che minchia fa? Te avevo detto di comprare i sardoncini. Ma io con te che parlo americano, come capisci? Ma che parlo melanese? Ne! Dimmi la verità, ti piace la pasta con le sarde? Guardi, adesso qualunque cosa mi verrebbe in mente, meno che di mangiare, mi si è chiuso lo stomaco. Sì. Perché guarda, mio fratello dice può dire tutto, ma come fa la pasta con le sarde? Ah, ma qui siamo a livello di opere d'arte, a livello di quadri di Pirandello, zobba da museo. Immagino. Tore! Muto. Non ho parlato, ho battuto le mani. Scusami, perché nelle presentazioni non si capisce mai bene. Come ti chiami? Franco Alfano. Franco A? Alfano, di Milano. Di Milano. Franco Alfano, per entrare siamo un attimo in confidenza. Tu ce le metti le olive nella pasta. Delle volte sì e delle volte no. Franco Alfano. O sì o no? Certo. Sì. No! C'avevo il 50%. No, Alfano, mi dispiace. Però spesso no, eh? No. E tu, scusami, le melanzane della paese, ce le metti? Le olive no, mai. Mai messo un'oliva, mai. Ma che c'entra le olive che l'ho domandato a Franco o a Alfano de Malano? Io a te sto chiedendo, le melanzane ce le metti nella paese? Devo rispondere. Devi. Quanto tempo c'ho... Rispondo. Sì. No! No! Tore, muto. Comunque Picciotto tanto torto non c'ha, le melanzane ci stanno. Vabbè, lo sapete che vi dico. Non ne parliamo più, amore, basta. Come ti chiami, scusa? Mi chiamo come prima, Franco Alfano, ma se vuole cambio. No, è bello, Franco Alfano è una bella figura. Comunque Franco non Alfano. Ci sono affezionato. Basta chi chiacchiere e parliamo di affare. E tu quando pensi di dare questa soldi che ci hai preso? Sono due giorni che penso solo a quello e non trovo una soluzione, d'altronde che devo fare? Si è indebitato, è pieno di debiti, si è ipotecato il bar. I soldi che si è perso questo fesso qua li ho usati proprio per pagare i debiti, ma in qualche modo la risolviamo, dico, siamo fra uomini. Voglio dire, una soluzione si trova sempre. Esatto. Comunque una soluzione ce l'ho io. Vabbè, sentiamo. Franco Alfano, ho conosciuto alcuni amici tuoi, Polentone di Milano, tuoi concittadini, conterranei, che intelligentemente hanno deciso di venire a investire qui da noi. Siccome io e mio fratello stiamo costruendo un grande edificio tipo l'Empire, giustamente questo Empire deve essere sostenuto da tante peloni. Certo. E queste peloni devono essere riempite. Ma che minchia di soluzione è questa? Mi sembra... Sì, allora trova tu la soluzione, visto che sono professore. Sì, signore, la trovo io. È tua, papà. Un attimo. Franco Alfano da Milano, io, Calogero, Calì... Ti abbono il debito! E vai! Come? Guarda, bravo! E poi dicono, parlo dei siciliani, i luoghi comuni, la gente, ma veramente! Giochiamo. Vedi che quando c'è un dialogo si riesce a... Poi io sicuramente, state tranquilli, che in qualche modo... Noi ti abboniamo il debito a patto che tu ci fai un favore a noi. Ma ci manca, ma ragazzi, ma stiamo scherzando. Permettetemi, ragazzi. Ma se c'è da cucinare, poi se venite a Milano, siete coperti su tutti i fronti. Vi trovate bene, ve lo dico io. E infatti, Franco Alfano, proprio a Milano. Nella tua città, a Milano, Franco Alfano c'è un cognuto. Ma no, cognuto, ma cornuto. Approvato e diplomato. Cioè, chi se ne vuole fare gli Skype? E i superattacchi. Non è bello. Non è bello. Non è bello. E allora? Niente. Franco Alfano, vieni, l'ammazzare. Sì. Io e come l'ammazzi? Con una pistola. Ce la punta in bocca, pum pum, e muore un cane.